Bella ragazzi, qui XWill e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 Online. E come potete vedere ci troviamo all'interno del mio ufficio. Siamo seduti qui nel nostro mega tavolo delle riunioni, perché ragazzi, oggi faremo un qualcosa di veramente grosso. Perché oggi andremo a vendere un botto di casse speciali, andremo a vendere delle auto e andremo a vendere delle produzioni della fabbrica di banconote contraffatte dell'MC. Quindi ragazzi, in totale venderemo circa 3 milioni di dollari di roba, credo io. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutamente 70 like se volete altri video di questo tipo. Mi raccomando, controllate che il like sia andato, cliccatelo all'infinito finché non diventa blu. E inoltre condividete il video come dei matti con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Allora raga, la partita è molto calma come al solito, fortunatamente. Quindi noi iniziamo immediatamente dalle casse speciali, perché non iniziamo dall'MC. L'MC lo facciamo per ultimo, perché nel frattempo produce altri soldi così. E allora raga, mappa magazzini, è bello pienotto, è pieno all'80% e ci dice che ci fa guadagnare 2.085.000 dollari. Quindi ragazzi, sei sicuro di voler vendere? Sì, andiamo. No, ho sbagliato tasto, ho sbagliato, ho fatto recupera, no. E vabbè raga, io vado a recuperare questo carico allora, visto che ho sbagliato, e ci rivediamo dopo che ho recuperato il carico. Ok raga, siamo arrivati, abbiamo consegnato il carico. Le ho avviate per errore, non ve l'ho mostrate perché appunto vi devo mostrare le consegne. E se mi metto qua a mostrarvi anche il recupero della merce, non veniamo più. Comunque sì, andiamo a vendere per 2.185.000 dollari. Andiamo immediatamente a venderli e vediamo un attimo che missione di vendita ci darà. Perché ragazzi, nello scorso video ci aveva dato anche una missione abbastanza semplice, cioè ci aveva dato, ecco, ora siamo sull'aereo. Ma nello scorso video, raga, il gioco ci aveva dato una missione che praticamente ha caricato tutto su un'unica nave. E poi praticamente con la nave, e poi con la nave, direttamente con una nave, abbiamo fatto una consegna, un punto, e boom, abbiamo finito di consegnare tutto. Ora raga, sinceramente qua davanti a me c'è uno, io vorrei arrivare prima di lui a destinazione, perché sapete com'è, voglio guidare io. Perché se non guido l'aereo cosa vi mostro, raga? Cioè vi mostro io che non faccio nulla? Cioè fatemi capire, dove devo andare? Mi sto confondendo, quello è morto, si è schiantato. Comunque sia raga, queste qui saranno le ultime vendite prima del DLC. Quindi i soldi che mi farò oggi saranno i soldi che più o meno avremo da spendere per il DLC militare. Quindi se oggi arriviamo a 20 milioni io avrò 20 milioni da vendere. E dove cavolo sta st'aereo, ragazzo? Che aereo è? Non lo vedo. Dovrebbe essere qua. Il Titan, vabbè dai, il Titan ci sta. Tra l'altro è bello rinforzato, guardate, hanno messo anche lì il Buzzard. Mamma mia, perfetto. Hanno messo il Buzzard che almeno mi segue nel caso qualcuno mi vuol far esplodere. Ci abbiamo il Buzzard che mi sta dietro, quindi aspetterei io. Anzi, nel frattempo mi metto sulla pista d'atterraggio. Ok raga, due stanno prendendo il Buzzard, perfetto, quindi prepariamoci a decollare. Allora raga, abbiamo 10 consegne da fare, 25 minuti per consegnare. È perfetto. Spero siano delle consegne easy in realtà e non siano delle consegne con nemici pronti a spararmi. Ma perché questo continua a piazzarmi la meta? Non mi deve piazzare la meta. Io non capisco perché la gente mi piazza la meta. La meta mi fa innervosire un po', raga, perché mi impedisce di vedere. Voi dite, ma cosa ti impedisce di vedere la meta? Mi impedisce. Ecco appunto, ci abbiamo il Buzzard maledetto. E che non lo sapevo io che ci dovevano essere delle complicazioni. Raga, se mi esplode il carico mi incavolo, eh. Oh, per fortuna che abbiamo qui il Buzzard alleato dietro, se no qua già esplodevo. Là ne abbiamo un altro, da qui non ne vediamo più. No, ok. Pluff, anche questo qui, via. Poi raga, c'è una linea che c'è scritto disturbatore di frequenze. Cosa vuol dire? Non lo so raga, non lo so minimamente. Cioè non ho mai fatto la missione qui di consegna con con il Titan, perché mi è sempre uscito il rimorchiatore, oppure mi è uscito il camion mega galattico, quello gigante, il Brickade. Raga, che è bellissimo il Brickade, è indistruttibile. E adesso che stanno per rilasciare il coso, la blindato, il camion blindato, quello lunghissimo, gigante, il centro operativo mobile, cioè raga, ma di cosa stiamo parlando? Non lo so immaginare nemmeno la distruttività che creerà quel coso in mezzo alle strade, veramente. Oh, comunque sia, per il momento sta andando tutto bene. E non è tutto bene di saluto Antonio, ma tutto bene veramente.
veramente tutto bene qui, quindi andiamo qui a consegnare. Ora io ho detto che sta andando tutto bene, però non vorrei che mi arriva qualcuno che mi dice buonasera e mi fa saltare in aria, capito? Perché potrebbe essere un qualcosa di veramente assurdo. Quindi vediamo un attimo di stare calmi, di guidare tranquillamente. Non so neanche perché sto volando così basso, che tra l'altro c'è la nebbia malefica. Cioè raga, secondo me il gioco lo fa apposta. Quando te devi fare qualcosa con l'aereo ti piazza la nebbia fitta che non vedi nulla. Se ora davanti a me compare una paleolica a caso, io con sto bestione non ho neanche il tempo di salvarmi. Proprio come il Titanic con l'iceberg, te ci schianti sicuro. Cioè raga, voi guardate quando siamo decollati, la differenza tra quando siamo decollati a ora, cioè non si vede nulla ora. Vedo manco a 10 metri, 20 metri, tiè, vallo, non si vede nulla. Però qui abbiamo un altro punto di consegna. Pluff, elicottero, pluff. Che poi non è un elicottero, è un aereo. Cioè, guardate, quella torre di controllo, come la dovevo vedere io? Che poi non è una torre di controllo, è semplicemente un'antenna lì delle radio. Ma si vedono all'ultimo, raga, non si vede nulla veramente. Ora proprio è diventata grave la situazione. E ecco, quello da dove esce? Oh, no, no, te prego, falle esplodere. Oh, amico mio, con il buzzard fallo esplodere, perché questo da dove cavolo è uscito non lo so. Ok, perfetto, l'hanno tirato giù. E pluff anche qui. E poi qualcuno qua sotto nei commenti che mi scriva cosa vuol dire pluff. Cioè, perché non so cosa intendo dire per pluff. Però vabbè, hashtag pluff sotto nei commenti. Ok, raga, c'è un altro elicottero nemico, ma qui consegniamo questa e abbiamo finito. Quindi buttiamo, sgangiamo qui. Olà, 2.294.004 e vabbè, se 250. Adesso, regà, voliamo direttamente fino al nostro magazzino di auto, che ci dovrei avere due auto da vendere. Piccolo problema di volo, siamo atterrati male. Però, regà, sto Titan è indistruttibile, cioè mi sono schiantato a 20.000 km orari contro il palo di legno indistruttibile e non si è rotto, Porca vacca, va bene che ho acquistato tutte le armature, però, cioè, è indistruttibile veramente sto coso. Ed eccoci arrivati anche al nostro magazzino di auto. Regà, da un bel po' che non vengo qui, perché da quando hanno messo le casse con i soldi non doppi, perché nello scorso episodio che ho consegnato le casse speciali avevo detto che c'erano i soldi doppi, ma non ci sono i soldi doppi, sono il 25% in più, non soldi doppi. Comunque sia, raga, sono 4 auto o 3? Sì, sono 4 alla perfezione. Ero convintissimo di averne 3, raga, vi giuro. E vabbè, raga, andiamo ad esportare fascia alta, fascia bassa, fascia media e fascia bassa. Quindi in totale 237.000 dollari, dai, non male. A me mi è capitata la Reaper, ma io la lascerei anche verde così, che è bellissima. Io mi devo comprare una macchina e farla tutta verde, raga. Non ce l'ho una macchina tutta verde metallizzata, la voglio. Ok, raga, la mia auto è pronta, quindi dobbiamo aspettare solamente un tizio che deve finire. Comunque, se già consideriamo che abbiamo venduto 2 milioni e 300.000 dollari di casse, non erano 300.000 dollari, erano 285.000, ma giù di lì arrotondiamo. Quindi già vendendo pure le auto stiamo a cuore 2 milioni e mezzo. Ragazzi, è scaduto il tempo e quello non ha modificato l'auto. Ora mi chiedo io cosa diavolo ci vuole per modificare un'auto. Ah, ma l'ha modificata alla fine. Cioè, raga, praticamente l'ha modificata, solo che mi ha fatto aspettare fino alla fine. Ma io non ci credo, raga. Cioè, praticamente l'ha fatto apposta, mi ha fatto aspettare affinché non è scaduto il tempo per consegnare. Io qui che sto a morire di caldo, raga. Voi non ne avete la minima idea, ma qua dentro ci saranno tipo una roba come 45 gradi. Cioè, raga, una roba del genere. Sto sudando, io sto grondando. E lui mi fa aspettare così inutilmente il timer. Dai, raga, non c'ho parole però. Vabbè, raga, comunque sia sto tizio che vuol muoversi, sì o no? Eccala, pure rosso. Ecco, fatti da parte, fammi passare. Ma cosa fa? Ragazzi, ma quell'NPC è pazzo, cioè veramente, oh. A questi NPC di oggi non li capirò mai, raga. Ragazzi, là c'è Totti e spero non ce l'abbia con me. Ciao Totti, non ce l'hai con me, vero? Stai fermo lì, tranquillo. E vabbè, raga, siamo arrivati a destinazione. Andiamo con calmissima, così proprio scialli. Ta 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 ta, facciamo la curva e olà! Prima auto consegnata. Non lo so, raga, non lo so. Che cosa sta fermo lì? Vai, io ce vado, io rubo la macchina e buonanotte. Non è possibile, sto tizio lo fa apposta. Oh, lo vuoi buttare fuori dalla macchina, omino mio? Ah, ok, raga, è partito. Appena stavo levando il fuoco amico è partito. Vabbè, cioè, mica posso stare aspettando lui 20 anni io. E mi trolla con il timer e mi trolla con l'auto. No, io, raga, non lo capisco veramente. Cosa sta facendo? Consegna?
Oh là, finalmente, raga, è stata un'impresa, è stata. Comunque sia, raga, adesso ritiriamoci dall'acceo e avviamo la Motorcycle Club ed invitiamo tutti lì. Quindi, ragazzi, senza perdere altro tempo, io direi che ci possiamo dirigere allo stabilimento di banconote. Ed eccoci arrivati a casa con il nostro elicottero Home Sweet Home. E ragazzi, vediamo un po' quanti soldi abbiamo da vendere. Ci sono entrato circa un'oretta fa. Mica tanti, dai. C'ero entrato circa un'oretta fa che ce n'erano da vendere 60.000 e adesso 98.000. È passata un'ora, son pochi soldi. Però vabbè, raga, vendiamoli per 147.000. Spero mi dia la missione con le barche, che almeno mi dai premio bonus. E dai, raga, la barca. E mi ha dato la barca, sali sulla barca. Mamma mia, grande GTA che mi senti e mi ascolti. Sinceramente non me lo sarei mai aspettato che mi dava la barca. Però mi ha dato la barca, va bene. Ok, raga, ho dato giusto uno sguardo e le barche si trovano a Paleto Bay e non al Mont Gordo. Ok, raga, siamo arrivati alle barche. Sono due barche da guidare. Quindi prendiamo una barchetta. Perché quello mi viene addosso con la sua barca? Non lo so. Eh sì, raga, è la stessa missione di sempre e abbiamo il bonus, quindi dobbiamo sbrigarci. Perché se tipo consegniamo nel tempo bonus, guadagniamo una cosa come tipo 60.000 in più, raga. Quindi è meglio che ci sbrighiamo. Ovviamente capirete che non è facile perché il gioco mette tutte le onde possibili del mondo. Oddio, ma che è? Oh, raga, ma è comparsa Atlantide lì. È comparsa una terra dal nulla. Se metti caso, io ero un po' più avanti lì, non so cosa poteva accadere. Sicuramente al 90% mi capottavo e rimanevo bloccato lì a vita. Però, raga, quanto è infame sto gioco. Quanto è infame. Ma dove devo consegnare? Ma, raga, ma sto gioco è un troll. Mi compariva che doveva consegnare lì, invece era là sotto. Ma perché me lo fai fare così, gioco? Vabbè, raga, un bonus l'abbiamo perso, per forza. Non ce la farò mai in 7 secondi ad arrivare là. Hop, consegniamo qui, perfetto. Io, raga, non lo capisco veramente. Quella era più vicina, ma mi faceva consegnare obbligatoriamente a quella lì. E quella lì ci dovevo andare dopo, perché? Va benissimo, raga, è vicinissimo. Ok, abbiamo consegnato tutte le scorte. Aspettiamo anche a quest'ultimo tizio. Ok, raga, 169.000 dollari e 80. Non male, io direi. Quindi, ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. E mi è arrivata una barca in testa. Inoltre, ragazzi, mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccate all'infinito finché non diventa blu. E inoltre condividete il video come dei matti con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Quindi, se volete passare dalla pagina di Facebook e dal profilo Instagram, metto il link sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale per nuovi video. Questo è tutto. Bella, ragazzi!